quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Comincia un'altra giornata, oggi è domenica mattina, quindi molto rilassati. Comincio la mia giornata con una fetta di questa torta che vi ho messo in laterale per farvi vedere l'interno. È il ciambellone tutto frutti di cui vi ho messo la ricetta. Guardate che fetta fantastica, tutte le fragole. E la fragola è un frutto molto molto acquoso, eppure ha retto la forma, regge bene la cottura, viene buonissima perché le fragole si trasformano in una specie di marmellata ed è buonissima. Vi ricordo che questa torta è tutta con farine integrali di avena e di grano, e poi non ha assolutamente burro e non ha uova, quindi è una torta a base di frutta che accompagno con una spremuta di arancia. Eccola qua, ho scovato alla Lidl questa, la spremuta d'arancia sulle dita, 100% frutta con polpa. Ma la cosa interessante è che è spremuta diretta e non è spremuta da concentrato, quindi molto 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 buona anche di gusto, un po' amarostica ma buonissima, nel senso non è stucchevole perché è solo frutta. Bene, questa è la mia colazione, ci vediamo dopo per lo spuntino o per il pranzo, perché è tardi, non so se farò lo spuntino. A dopo. Per merenda una cosa golosa, fondo di fragole fresche, un pochino di gelato, ne è rimasto veramente poco in questa vaschetta, gelato alla fragola, nobilissima Gelatelli, preso alla Lidl. Allora, ricordate il piedone? Ecco, è quella fragola là, è la fragola del piedone, quindi non è una fragola naturalissima, ma è una fragola che mi piace un sacco perché mi ricorda il piedone. Prenderò un po' di gelato, lo metterò nella coppetta con le fragole, quindi ancora un po' di fragoline sminuzzate, avrò la parvenza di più gelato, invece camuffo con un po' più di frutta e una pallina semplicissima di gelato. Vado, faccio. Ed ecco qua il mio golosissimo spuntino, buonissimo, pronto per essere divorato. Sono 65 grammi di gelato, pesati, e tre fragole che danno la parvenza di una coppa super super piena. Ho intervallato strati di fragole e strati di gelato, così e sarà proprio una cosa squisitissima. Bene, vado a consumarlo prima che si sciolga. A dopo. Oggi per pranzo un buonissimo e freschissimo couscous integrale con pomodorini, quel verde che vedete è un trito fine di rucola, mozzarella, cipollina rossa sminuzzata, proprio triturata finemente, e un po' d'olio e sale. Semplicissimo e buonissimo, semplicissimo e buonissimo. Eccolo qua in tutto il suo splendore. E questa è la mia porzione, accompagnato come frutta semplicemente da delle fragole al naturale. Questo il mio buonissimo pranzo. Pausa merenda con YouTube e gelato alla banana e cioccolato. Di questo avete la ricetta. Oggi ne ho fatto una bella tazza con pochissima, cioè la banana freddissima, quindi è montato tantissimo. Questa è una cosa veramente buonissima che vi consiglio di provare perché pochissime calorie e molto molto gusto. Faccio la mia merenda e poi ritorno al lavoro. A dopo. E stasera cena sul divano con una bella piadina che ha fatto Gabriele e ha farcito con Philadelphia, rucola, prosciutto crudo e pomodorini. E questo è quello che ho mangiato oggi nella mia giornata. Stasera non aggiungerò altro a questo, quindi possiamo salutarci qui. Spero che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto. E noi ci vediamo al prossimo video. Buona cena e ciao!